Non so se sono capace di proporvi un intervento incendiario addirittura, però ho pensato di portarvi una storia che è quello che mi riesce di fare, la storia di scienza, che ha a che fare con le biblioteche e unisce proprio il concetto di biblioteca e di innovazione, e forse anche di comunità. È una storia alla quale ho partecipato indirettamente anch'io e che è cominciata qualche anno fa. Una storia molto particolare di una scienziata californiana. Si chiama Frances Arnold, che da ragazza, alla metà degli anni 70, si trova per un soggiorno di ricerca a Madrid. È una biotecnologa, è una scienziata che studia le molecole, come cambiare le molecole. E ad un certo punto a Madrid legge la storia di una biblioteca, la biblioteca che sicuramente conoscete tutti, quella di Babele di Borges. L'approfondisce, ci entra dentro e rimane affascinata da questa storia. Da questo modello in realtà di una biblioteca ideale con dentro tutti i libri possibili a partire da un alfabeto, da un codice, a partire da una grammatica, divisa in esagoni che si ripetono apparentemente all'infinito, ma in realtà è una biblioteca finita per quanto grandissima. Dentro naturalmente ci sono libri privi di senso, quindi cacofonie, come dice Borges, senza senso, ma ogni tanto in qualche esagono c'è un libro che è totalmente privo di senso tranne una frase. Oppure un libro completamente dotato di senso. C'è dentro Herman Melville, c'è dentro Dante, c'è dentro tutta la letteratura, tutto quello che abbiamo pensato, tutte le possibilità. Voi direte cosa c'entra questo? Perché questa ragazza si lascia portare da questa idea e decide di trasferire il concetto di biblioteca dentro la scienza e fa questo pensiero. Ma se noi costruissimo una biblioteca, per esempio, di tutti gli enzimi possibili, e provassimo a navigarci dentro. La prendono per matta, ovviamente, perché nessuno aveva mai avuto un'idea di questo genere, pensava fosse mai possibile costruire una biblioteca di tutti gli enzimi possibili. Poi comincia a leggere e scopre che qualche altro scienziato, non meno matto di lei, aveva avuto la stessa idea, ma era un'idea puramente teorica. Qualcuno aveva immaginato di costruire la biblioteca di Borges, di tutte le proteine. Qualcuno aveva già immaginato, un mio collega filosofo della scienza, Daniel Dennett, di immaginare la biblioteca di tutti i genomi, di tutti i DNA possibili, esattamente funzionante come la biblioteca di Borges. Anche il DNA è un alfabeto, anche con il DNA si possono scrivere dei libri, un libro è scritto dentro le nostre cellule, lungo 3 miliardi e mezzo di lettere, fatto di parole, di paragrafi, di frasi, che sono i geni. Ma erano idee puramente teoriche. Lei ci lavora per 25 anni e capisce che facendo la biblioteca di tutti gli enzimi si possono scoprire cose nuove, si può navigare dentro gli enzimi come negli esagoni, il bibliotecario che nella biblioteca di Borges sta cercando il libro che spiega l'universo e sa che non lo troverà mai perché è troppo grande la biblioteca. Anche Frances Arnold naviga dentro la biblioteca di Borges. La cosa comincia a funzionare 20-20 anni dopo che tutti gli ingegneri, i bioingegneri, gli dicono che è impossibile perché è troppo difficile. Lei riesce a costruire una biblioteca ideale degli enzimi e poi fa una cosa geniale, come esattamente scrive Borges nella biblioteca. Dopo aver costruito lo spazio ideale di tutte le enzimi possibili, comincia a metterci dentro gli enzimi reali, cioè ciò che esiste realmente in natura, potremmo dire i libri veri, quelli che qualcuno ha già scritto. Li mette dentro e comincia a navigare con questi libri, con questi enzimi, e a generare libri nuovi, enzimi nuovi, che nessuno aveva mai costruito prima in natura. La faccio breve, nel 2018 vince il premio Nobel per la chimica perché è colei che grazie a questa idea è riuscita a inventare un metodo pulito, nuovo, totalmente innovativo per generare enzimi con i quali adesso voi non lo sapete, ma si fanno i detersivi che andate a comprare al supermercato e che non usano metalli pesanti, si fanno i biocombustibili, si fanno i vaccini, si fanno i farmaci in modo molto più pulito di prima. Quindi è anche una storia di green innovation. Pensate, dalla metafora di una biblioteca è partita una linea di ricerca totalmente inedita. È così che funziona la scienza, no? Ed è forse così anche che funzionano le biblioteche, nel senso che io in un libro che ho scritto sulla serendipità parto proprio da una frase molto famosa di Amy Warburg che dice: tu stai cercando un libro, ma il libro che ti cambierà la vita è quello che casualmente sta accanto al libro che stavi cercando. Questa metafora del libro accanto a quello che stavi cercando è esattamente quello che succede normalmente per le scoperte più importanti in campo scientifico. Tu stai cercando un libro perché ti sei fatto una domanda di ricerca, hai un obiettivo, vuoi arrivare lì, e poi durante l'esperimento succede un errore, un'anomalia,
La natura ti suggerisce una strada leggermente deviante e il libro che è accanto a quello che stavi cercando è proprio quello che contiene la grande scoperta che volevi fare. Navigando nella biblioteca di Babele della scienza, quindi si fanno tutta una serie di scoperte, ma ho già finito. Vi cito solo le due più importanti. La prima è che ovunque voi, qualsiasi biblioteca voi costruiate in ambito scientifico, vi accorgete di un fatto sconcertante. Se mettete dentro la biblioteca di Borges quello che esiste realmente, i genomi reali, gli enzimi reali, le proteine reali, vi accorgete sempre che hanno popolato soltanto alcuni esagoni della biblioteca, tutti concentrati insieme, si chiamano cluster, e invece regioni enormi della biblioteca, la natura, l'evoluzione, non li ha mai esplorati, sono vuoti. Nessuno ci è mai andato, nessun bibliotecario nella realtà, nella natura, ci è mai andato a visitarli. E oggi questo è un grande mistero, perché noi non sappiamo perché la biblioteca della realtà è così vuota in certi spazi, non sappiamo perché lì i libri sono impossibili, oppure non li può comprendere nessuno, oppure, ed è quello che ci affascina pensare, la nostra ipotesi, lì semplicemente non abbiamo ancora avuto il tempo, l'evoluzione non ha avuto ancora il tempo di esplorare quelle possibilità, quegli animali possibili. Esiste anche la biblioteca di tutti gli animali possibili, che è quella che stiamo costruendo noi, con l'intelligenza artificiale. Questo è uno dei pochi modi intelligenti e creativi con cui possiamo usare ChatGPT. Con ChatGPT tu puoi costruire una biblioteca di tutti gli animali possibili, quelli reali e quelli che ancora non si sono evoluti, e scopri un sacco di cose importanti. Quindi il primo messaggio è questo, che grazie a questa metafora della biblioteca abbiamo imparato, per dirla in modo filosofico, che la realtà è molto più piccola della possibilità, cioè il mondo del possibile è molto più grande di quello che realmente abbiamo esplorato fino adesso dentro la biblioteca. Quindi chissà cosa possiamo scoprire in quegli esagoni che sono ancora inesplorati e in cui nessuno ha avuto accesso. La seconda verità importante, che forse nella scienza dovremmo imparare a comunicare un po' di più, è che siamo tanto ignoranti, quindi, cioè che il grado di ignoranza, che è una cosa buona nella scienza, il non sapere, l'ignoto, che dobbiamo sfidare continuamente, è molto più grande di quanto non pensassimo. Quindi non credete a quelli che vi dicono, che vi fanno le previsioni su quello che scopriremo tra 20 anni o 30 anni, perché nessuno lo può sapere, nessuno può sapere quello che la scienza scoprirà tra 20 e 30 anni. Questo è proprio l'idea di serendipità, che le biblioteche, il navigare nella biblioteca di Borges ci ha ispirato, e che è un segno di speranza, perché vuol dire anche che chi arriverà dopo di noi scoprirà cose in quella biblioteca che noi nemmeno potevamo immaginare. E il modo migliore per navigare con la biblioteca è fare rete, fare comunità. Questo l'abbiamo imparato anche nella scienza, anche se forse nella scienza è un po' più difficile che nelle biblioteche, perché collaborare, ci sono tante gelosie, è difficile fare network. Ma oggi, se guardate le scoperte più importanti che prendono le copertine delle riviste più rilevanti, sono tutte scoperte fatte da comunità di scienziati molto diversi tra di loro, che appartengono a discipline, a linguaggi completamente diversi tra di loro. Quindi questo era il mio viatico per questa sessione, in cui adesso si parlerà di inclusione, di biblioteche, di innovazione, di reti, e quindi credo che il primo intervento sia di Laura Boni, e io adesso rimango qui. Eccoti qua, Laura, benvenuta. Avete 5 minuti a testa, mi hanno detto, siete in 8, e quindi buon lavoro a questa prima sessione.